che, come vedete, non è ancora inserito in questo elenco che evidenzia quelli che sono gli impianti oggi esistenti in Europa. Quelli indicati con numero 1, 2, 3 e 4 sono quelli alimentati a paglia, esclusivamente a paglia. Ne abbiamo uno abbastanza, il primo è appunto quello nei pressi di Londra, cioè nella campagna di Cambridge, di Kane, vedete, vediamo se riesco, perfetto. Ce n'è un altro, vedete, questo è quello, il primo che è entrato in funzione nel 2000, del 2003 è in Spagna, poi a seguire quello nel 2009 in Danimarca e in Ungheria nel 2010. Ecco, potremmo dire che nel novero di questo elenco Sant'Aga potrà collocarsi tra quei pochi importanti e, diciamo, impianti che oggi in Europa possono avere un riferimento e una grande rilevanza e notorietà. Dunque, questo impianto è una sfida di tipo tecnologico. È evidente che un impianto costruito nel 2000 ha dal punto di vista tecnologico una certa valenza, un impianto costruito nel 2016 da un punto di vista tecnologico ha una impostazione, un'impostazione completamente differente, e ovviamente un'efficienza e una capacità di svolgere le sue funzioni di generazione, di generare energia decisamente più moderne e efficienti. Ma di questo penso che parlerà poi Piero Massucci. E l'altro aspetto di grande rilevanza è ovviamente il territorio in cui si situa l'impianto stesso. Come potete osservare da questa carta, il territorio dei Monti Dauni e della Capitanata in genere è, nell'ambito di questa carta europea, uno dei territori più interessanti dal punto di vista della concentrazione delle risorse dei residui generatori, cioè delle paglie. Vedete che c'è anche questa zona nel centro-nord Italia, ma è del tutto evidente come a livello europeo l'Italia, la Spagna, la regione centrale della Spagna, vedete l'Inghilterra, la regione più a est dell'Inghilterra, poi la Francia, la Danimarca e ovviamente l'Ungheria sono esattamente le zone dove già precedentemente sono nati degli impianti, ed è del tutto evidente che il territorio migliore, più idoneo per candidarsi per una struttura produttiva di questo tipo non poteva che essere proprio la Capitanata. E quando noi andiamo a verificare quali sono le caratteristiche fondamentali del territorio, in particolare di Sant'Agata di Puglia, è, come si diceva prima, la presenza della coltura cerealicola, del frumento duro in modo particolare, è una presenza assolutamente rilevante. Tant'è vero che non solo in termini di densità della disponibilità di paglia, ma anche in termini di percentuale della superficie agricola utilizzata, vedete l'84% della superficie agricola utilizzata è interessata dalla presenza di cereali. Se espandiamo, se estendiamo questa considerazione agli interi Monti Dauni meridionali, vedete che questo valore scala leggermente, ma rimanendo sempre, attestandosi sempre su valori di particolare rilevanza. È andato il puntatore, ok. Il 77% della SAO con riferimento ai Monti Dauni, il 63-64% della superficie agricola utilizzata con riferimento all'intera Capitanata. Questo cioè ad indicare il fatto che questo territorio è un territorio in cui la disponibilità di paglia costituisce una risorsa di estremo interesse e che ovviamente necessita di una valorizzazione. Si parlava di sistemi integrati di valorizzazione del territorio, natura, arte, cultura, storia, ma è del tutto evidente che anche con riferimento all'agricoltura queste sono risorse che debbono avere una loro considerazione anche ai fini produttivi. E dicevo, tornando rapidamente indietro, che da un punto di vista tecnologico questo progetto, il progetto dell'impianto, è stata una grossa sfida. L'architetto Biscotti ha anche fatto riferimento a un iter di approvazione lungo, complesso, particolarmente
dettagliato nelle richieste e nei requisiti tecnologici che sono stati acquisiti a progetto al fine di soddisfare una pluralità di condizioni e vincoli. È stata una sfida anche dal punto di vista della redazione del piano di approvvigionamento, perché vedremo successivamente i numeri ed è tutto evidente che un impianto che abbia una potenza di generazione elettrica di 25 MW rappresenta una sfida in termini di riuscire ad acquisire sul territorio le paglie necessarie per alimentarlo in modo regolare e continuativo. Ed è stata una sfida anche dal punto di vista professionale, perché è del tutto evidente, soprattutto da parte di chi come me è un agronomo, è del tutto facile e direi appunto ha una evidenza chiara e limpida, è riuscire a porre una serie di criticità tali per cui questo progetto può incontrare delle difficoltà. La vera sfida è evidentemente quella di essere consapevoli di queste criticità, di queste difficoltà e riuscire a identificare quegli elementi di qualificazione progettuale che queste criticità non solo le superano, ma riescono in qualche modo a ribaltarne il significato, e cioè a riuscire a interpretarne gli aspetti più positivi dal punto di vista dell'economia del territorio, dal punto di vista della accessibilità della risorsa, dal punto di vista dell'organizzazione delle aziende agricole, e in particolare riuscire a creare appunto un sistema in grado di svolgere questo approvvigionamento delle paglie in modo adeguato e ben organizzato. Ecco dunque che il piano di approvvigionamento dell'impianto diviene un documento che potremmo dire quasi strategico, che prende in considerazione, vedete, una serie di elementi: la disponibilità del territorio delle paglie, l'ampiezza del bacino di approvvigionamento, gli scenari relativi a differenti ipotesi di approvvigionamento. Mi piacerebbe parlare un attimo di questo nel corso del mio intervento. Ovviamente tutto ciò che attiene la logistica delle operazioni di raccolta, di trasporto e di stoccaggio. Un aspetto qualificante anche dal punto di vista mio professionale, la gestione agronomica di tutte queste operazioni legate al prelievo, ma anche appunto alla valorizzazione delle paglie come strumento per migliorare la fertilità dei suoli, e ovviamente in termini di compatibilità ambientale, verificare qual è il bilancio emissivo complessivo oltre che il bilancio energetico, e poi la valorizzazione dei sottoprodotti, per esempio le ceneri. Quindi, come vedete, quando si approccia un progetto così impegnativo, gli aspetti da considerare sono molteplici, si articolano fra di loro e ad incastro devono riuscire a trovare una adeguata quadra. E come potete osservare da questa carta, ecco, le zone della carta rappresentate con una colorazione rosso più intenso sono le zone in cui la densità di paglie, la densità territoriale o spaziale delle paglie è più elevata. Il puntino nero, ecco qui, è la posizione in cui oggi si colloca l'impianto, che come vedete non solo sovraintende a questa zona particolarmente ricca in termini di disponibilità di paglie, ma è in grado appunto di sovraintendere anche all'approvvigionamento delle zone un po' più distanti, ma anch'esse particolarmente interessanti per quanto riguarda la presenza di paglie. Quindi la collocazione e la scelta, insomma, di collocare l'impianto nel comune di Sant'Agata è una scelta evidentemente strategica, dettata da condizioni e considerazioni di tipo logistico estremamente importanti. Questi sono i dati essenziali del progetto con riferimento all'approvvigionamento. Vedete, abbiamo necessità di un quantitativo complessivo di paglie che sono intorno ai 130-140 mila tonnellate di paglia allo stato secco, diciamo che considerando un 15% stiamo parlando di 160 mila tonnellate. Questo dato di 1,22 tonnellate ad ettaro è un dato largamente sottostimato, poi c'è una
una diapositiva successivamente che vi farò vedere, largamente sottostimato perché da un punto di vista agronomico è del tutto evidente la necessità che una quota parte di queste paglie possa ritornare al suolo per garantire la formazione di una sostanza organica in grado di presiedere alle funzioni di fertilità del suolo. E dunque, considerando questo valore in termini di prelievo di paglie, l'ampiezza complessiva del bacino di approvvigionamento deve risultare pari a 110.000 ettari. Quindi, come potete vedere, è un'impresa dal punto di vista organizzativo particolarmente rilevante. Consideriamo qual è il prezzo a cui i nostri agricoltori oggi vendono la granella di frumento, la possibilità di inserire il triticale come coltura nell'ambito dell'avvicendamento dell'azienda è una possibilità concreta anche da un punto di vista del reddito. Quando per esempio il nostro campo di triticale arriva ad ottenere 10 tonnellate di biomassa per ettaro, 10 tonnellate in fresco, di sostanza fresca ovviamente, ecco, potete osservare come già in qualche modo siamo in una situazione di equilibrio rispetto al reddito o al ricavo che l'agricoltore otterrebbe con un livello di prezzo del frumento che oggi mi pare poter dire si attesta intorno ai 22, dico bene, euro per tonnellata. Quindi è anche da un punto di vista 22? Sì, scusate, 200 euro. Scusate, 600. E quindi anche da un punto di vista meramente economico questo rappresenta un vantaggio notevole. E guardate, V con 0 è l'andamento nell'arco di 50 anni della sostanza organica presente nel suolo nel caso in cui si procedesse ad un reintegro continuo delle paglie nel suolo. Ovviamente il risultato sarebbe quello di aumentare la sostanza organica presente nel suolo. Nel momento in cui invece noi procedessimo ad una acquisizione e quindi ad un'asportazione delle paglie ogni anno nell'arco di questi 50 anni, questo sarebbe il trend a diminuire progressivo della sostanza organica nel suolo. Quando invece pensassimo di realizzare un avvicendamento, frumento e triticale, e il risultato sarebbe quello di stabilizzare nel tempo il contenuto di sostanza organica nel suolo. Beh, questo è un altro suggerimento importante che ci consente di dire il modo, diciamo, con cui, il modo più razionale per gestire i nostri campi è quello di realizzare un avvicendamento. E questo è un fatto premiante anche dal punto di vista del bilancio energetico. Interrare continuamente le paglie ovviamente fa bene al suolo, ma non ci consente di generare energia. Se invece queste paglie vengono destinate in parte anche alla produzione di energia, vedete W1 e W2 rappresentano, questo è il sistema in cui le paglie vengono sistematicamente prelevate ogni anno, questo è il sistema in cui si opera l'avvicendamento frumento e triticale. Anche da un punto di vista del bilancio energetico, come potete osservare, il risparmio energetico che si riesce a ottenere con riferimento all'avvicendamento triennale è di gran lunga più significativo rispetto al metodo tradizionale, cioè alla monosuccessione. Ancora una volta, l'avvicendamento frumento triticale è assolutamente vincente anche in termini di emissioni dei gas clima alteranti rispetto evidentemente alla monosuccessione di frumento. Questo sta a indicare il fatto che i nostri agricoltori, anche nell'ottica di indirizzare i loro sottoprodotti alla generazione di energia, dovrebbero incominciare a pensare a un rinnovamento radicale delle loro tecniche agronomiche. E questo vale anche in termini di spazializzazione del dato, ovvero osservate come, considerando le condizioni climatiche e considerando le condizioni dei nostri terreni in termini di caratteristiche pedologiche, i risparmi di emissioni maggiori possono essere conseguiti nelle zone più scure, diciamo, di questa carta. Cioè, guardate, proprio lungo i Monti Dami e nelle zone più interne delle Murgia, quindi l'Alta Murgia.
ad indicare cioè che allorché noi operiamo nel modo più razionale dal punto di vista agronomico e riusciamo ad inserire queste tecniche innovative anche facendo riferimento per esempio a tecniche di non lavorazione del suolo, a semina diretta sul sodo, riusciamo a conseguire i risparmi emissivi più significativi proprio nei terreni interni, nelle aree interne, nelle aree ovviamente che sono oggi considerate le aree più marginali. Ancora una volta quindi è un modello di agricoltura che in questi territori, nei territori interni, consente di ottenere i massimi risultati e da un punto di vista energetico e da un punto di vista dei redditi, ma soprattutto da un punto di vista, diciamo così, di obiettivo sociale, consente di ottenere la massima desalinizzazione della fertilità del suolo e al contempo le minori emissioni di gas climalteranti, indicando, come posso dire, una sorta di vocazione territoriale di queste aree svolgere una funzione di questo tipo, una funzione agroambientale e agroenergetica. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie professor Matrione. Adesso coerentemente appunto alla nuova scaletta che ci siamo dati, adesso abbiamo l'intervento di Piero Massucci, responsabile biomasse di Agri3, che appunto ci darà una disamina complessiva sul progetto, anche se a diversi aspetti sono stati già in qualche modo preannunciati e delineati sia dall'intervento dell'architetto Biscotti che del professor Matrione. Ma ovviamente è un progetto che affronta anche altri aspetti, quindi la parola a Massucci, do il gelato. Grazie. A me tocca la parte finale, quella dove tutti siamo costretti a questo punto. Tra l'altro se io porto subito al concreto quello che in effetti è stato disaminato fino ad oggi, mettendo l'immagine dell'impianto e del progetto che oggi è concretizzato, oggi è vero. Quello che è il tema, mentre devo ritornare al tema che mi è stato dato, era proprio la produzione di energia rinnovabile e la crescita sostenibile. Per cui è un tema abbastanza ampio quello che mi è stato affidato, perché è vero che c'è la produzione di energia rinnovabile e la crescita sostenibile, ma è obbligo pure di spiegare quello che titolo del convegno è scritto: progetto innovativo e sviluppo del territorio, perché questo è quello che in effetti noi abbiamo fatto, la società ha fatto costruendo questo impianto qui a Sant'Agata. E quando si parla di crescita sostenibile, perché da lì partirei, non possiamo non ricordare che cosa è una crescita sostenibile. Già nel 1987 la commissione dell'ONU proprio per l'ambiente e lo sviluppo definiva lo sviluppo sostenibile il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere quelli, la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. E è da questo punto che dobbiamo partire, perché è nel quadro il progetto di questo degli impianti a biomasse devono essere inquadrati in un ambito più generale che in qualche maniera devo comunque affrontare per far capire perché abbiamo fatto il motivo, il senso di questo tipo di progetto. Per cui non è questo tipo, si parte proprio da questa presa di coscienza
che in ambito globale è stata fatta, e successivamente questo principio di sviluppo sostenibile è stato declinato, è stato fondato sui tre fattori interdipendenti: la tutela dell'ambiente, la crescita economica e lo sviluppo sociale. La tutela dell'ambiente, perché deve essere la consapevolezza della limitatezza delle risorse naturali a nostra disposizione; la crescita economica, che deve essere comunque garantita come, come lavoro da dare alla, alla popolazione, qualche cosa che deve garantire il sostentamento della, del genere umano su tutto il pianeta; e lo sviluppo sociale è quello che in qualche maniera la politica deve garantire a tutti, tutti i componenti della società, uguale misura di accesso alla cultura, alle opportunità, alla, alla scolarizzazione, alla scolarizzazione. E io vorrei su questo far presente a tutti che se l'ultimo, lo sviluppo sociale, l'equità della distribuzione delle risorse, l'equità di, per l'accesso di accesso alla, alla cultura, alla scolarizzazione, forse è compito esclusivo della politica, di chi si occupa di politica, per le prime due, la tutela dell'ambiente e la crescita economica, è anche una responsabilità personale di ognuno di noi cittadini di questo mondo. Perché nel momento in cui noi vogliamo avere a casa il frigorifero che ci mantenga i cibi, nel momento in cui noi vogliamo avere a casa il televisore che ci dà le notizie o ci fa vedere gli spettacoli, nel momento in cui noi vogliamo avere il computer che ci mette in collegamento con il mondo, nel momento in cui noi vogliamo avere il cellulare o lo smartphone che ormai fa tutto, nel momento in cui noi vogliamo avere l'auto dove mettiamo benzina e gasolio, dobbiamo sapere che diamo un'impronta sull'ambiente. Diamo un'impronta sull'ambiente che va e che deve essere ben valutata da tutti noi che la, questa impronta lasciamo. E allora, se nell'ambito di questo ragionamento, se il mondo globale, le Nazioni Unite hanno cominciato a fare un ragionamento sulla sostenibilità per le generazioni future e sulla limitatezza delle risorse, non poteva questo, tra l'altro, non portare a delle azioni conseguenti che dovevano essere messe in atto da tutti i paesi che questa presa di coscienza avevano fatto. C'è un altro discorso che ci riguarda anche personalmente. Oltre a questo, c'è un fattore di se per questi fattori più elevati che coinvolgevano un pochino tutte le nazioni mondiali, l'Italia e l'Europa ancor di più era pressante la necessità invece di risolvere ulteriori problematicità, ulteriori criticità, e sono quelli anche della dipendenza energetica. Per fare sviluppo c'è comunque bisogno di energia, e l'Italia, nell'ambito di tutto questo, deve scontare un gap della dipendenza energetica dall'estero maggiore di chiunque altro paese, e soprattutto anche dei paesi europei. Infatti, dai calcoli fatti all'Eurostat nel 2013, l'Unione Europea ha una dipendenza energetica del 53%, l'Italia ha una dipendenza energetica del 76,9%, e questo dato, voglio ricordare, è del 2013, cioè siamo già in piena crisi che c'è stata della produzione, fabbriche che hanno chiuso. Nel 2010 questo dato era addirittura dell'85%.
e anche la nostra presa di coscienza deve essere fatta nella questa dipendenza energetica, l'energia che stiamo consumando facendo tutto quello che dicevamo prima, da dove la prendiamo? Bisogna prendere anche coscienza delle aree di approvvigionamento, e l'Italia in particolar modo per la maggior parte prende le forniture energetiche da tre nazioni, la maggior parte, cioè queste tre nazioni forniscono più del 50% dell'energia necessaria all'Italia: la Russia, quasi il 30%, l'Azerbaigian, quasi il 12%, e la Libia, quasi l'11%. E sempre la Libia, tra l'altro, quella che nel 2013, dopo la crisi che c'è stata, la caduta di Gheddafi, altrimenti avrebbe avuto una rilevanza maggiore rispetto alle altre nazioni. Questo per cui deve farci prendere consapevolezza delle aree dove viene prodotta, da dove viene l'energia da noi utilizzata, e i conflitti che dietro questa produzione di energia ci sono. È una presa di coscienza che dobbiamo fare sempre, quando poi andiamo a criticare la produzione di energia nel nostro paese. Perché questo? Perché oltre alle aree di produzione di energia, e quella lì parliamo di energia di qualsiasi genere, dal petrolio al gas, all'energia elettrica, al carbone, qui andiamo a vedere specificatamente su questa nuova slide invece qual è la dipendenza energetica in qualità, è la dipendenza dell'energia, dall'energia elettrica. I due maggiori produttori, i due maggiori fornitori di energia elettrica per l'Italia sono la Francia e la Svizzera. E la Francia per il 28% e la Svizzera per il 53%. E la Francia, l'energia elettrica che ci dà, per la maggior parte della sua energia prodotta, viene prodotta appunto da energia nucleare, per l'80%. La Svizzera lì c'è un refuso, non è l'80%, ma è il 56% dell'energia nucleare. Per cui la Svizzera ha una produzione di energia nucleare minore rispetto alla Francia, ma perché la Svizzera nella produzione di energia elettrica ha molto idroelettrico sostanzialmente. Per cui che la qualità di energia che viene dai paesi esteri è qualità data dal nucleare, quello che noi comunque non vogliamo. Allora, su tutte queste riflessioni fanno sì che a questo punto anche l'Unione Europea, ma la stessa Italia, hanno messo in atto delle azioni perché l'Italia stessa, comunque le nazioni, i paesi dell'Unione Europea e l'Italia cominciassero a diminuire la dipendenza energetica dai paesi esteri e cominciassero anche a diminuire, soprattutto l'Italia, la dipendenza energetica anche da paesi che fanno un tipo di energia. Le energie rinnovabili per cui era e sarà una delle risposte prioritarie. La produzione di energia rinnovabile in Italia è una delle risposte prioritarie che lo Stato si è dato e che si dovrà dare sempre. Vengo poi agli altri temi, dalla dipendenza energetica, naturalmente a questo punto c'è la produzione di energia rinnovabile. Non ho fatto grandi schemi, ho preparato qualcosa che comincio a dire, che un po' vuole illustrare che gli altri tre temi, cioè la produzione di energia rinnovabile, il progetto innovativo e lo sviluppo del territorio, in qualche maniera si sono realizzati, si sono concretizzati nell'impianto a biomassa di Sant'Agata. Tutti e tre questi concetti hanno preso forma nell'impianto a biomassa di Sant'Agata. Perché questo? Perché prima di tutto l'impianto a biomassa è quell'energia rinnovabile che
abbiamo, ho detto prima, è un fattore essenziale per la crescita sostenibile, per la crescita sostenibile. E la biomassa, al contrario di quello che qualcuno va dicendo, si annovera pienamente nell'energia rinnovabile. Si innova l'energia rinnovabile e anche in quello che è una tutela dell'ambiente, perché la biomassa in fondo non è altro, la biomassa e la paglia come le altre biomasse non sono altro in fondo che delle batterie solari, non sono altro in fondo di recettori dell'energia solare nel corso della loro vita, che poi in qualche maniera noi oggi sfruttiamo nella combustione per produrre altra energia, ma che era energia proveniente dal sole. La biomassa è energia rinnovabile, perché al di là delle... perché al contrario delle energie fossili, comunque si rinnova annualmente e ogni anno noi riusciamo a recuperare dai campi che il professore ha prima illustrato la stessa biomassa, e ogni anno si riproduce, e non togliamo nulla a quello che è, e non togliendo nulla alle energie fossili. La biomassa, come il professore un pochino ha detto, è anche energia pulita, perché in fondo il bilancio di CO2 della biomassa noi lo consideriamo quasi nulla, anche se poi inserendo la produzione, la costruzione dell'impianto, la dismissione dell'impianto, qualche piccolo scompenso c'è, ma ogni attività, anche e soprattutto quelle industriali, hanno delle implicazioni, diciamo, degli imprinting ambientali, e questo sostanzialmente rimane uno di quelli minori. Qual è la scelta innovativa di questo, e per cui il progetto innovativo di questo dell'impianto di presentare? Il progetto innovativo è il fatto proprio che esso viene ad essere inserito, viene concepito al contrario, dal punto di vista industriale. Io dico che, essendo stato quello che in qualche maniera l'ha promosso sin dal primo minuto, gli impianti si fanno laddove ci sono il territorio da determinate opportunità, e gli impianti si costruiscono non solo dove, ma nella maniera e nella potenza e nella qualità che il territorio, le opportunità del territorio si evidenziano. Come faceva vedere il professore prima, io potrei un attimo scorrere di molto, riprendo proprio questa piccola slide che tra l'altro avevo escluso dalla cosa, per far vedere che se volevamo fare un impianto a biomasse non potevamo che farlo qui. Lì era evidenziato già, il professore aveva evidenziato quali aree dell'Europa, qui evidenzio le aree dell'Italia, e posso dire in Puglia la superficie a cereali che poi può produrre biomassa è la superficie che maggiore di tutta di tutto il resto d'Italia, cioè solo la Puglia, solo il frumento duro, il 27% di produzione viene fatto in Puglia. E se vedete in quello che è un altro schema che non è del professore, mi scuso magari di non aver preso, ma comunque fa parte di un progetto regionale ProBio che fu fatto da Reconsulting a suo tempo nel 2008, comunque la maggior parte di produzione di grano, di frumento duro, è fatta nella Capitanata. Per questi erano ancora precedenti agli studi che poi invece più approfonditamente fece il professor Monteleone per conto della società, per capire effettivamente se questo era il luogo giusto dove poter fare l'impianto a biomasse, dove poter fare l'impianto a paglia. Io ora direi l'impianto a paglia, non più l'impianto a biomasse, anche se è un impianto che può approfittare sicuramente non solo della paglia, ma anche degli altri residui culturali agricoli, come le potature di vigneti e oliveti, che comunque sono molto presenti in questa zona.
Quindi riguardo, per cui oltre a questo non posso dire che altro che la società ha realizzato quello che una volta avevamo presentato come progetto. Dicevo prima al sindaco, per noi non è una presentazione, per noi è una ripresentazione, perché la presentazione con il progetto l'avevamo fatta anni fa. Questa è la ripresentazione per dire che tutti quelli fondamenti sulle quali avevamo portato all'amministrazione comunale dell'epoca, comunque il territorio, e avevamo fondato questo progetto, si sono tutti realizzati. Noi, la società ha costruito un impianto, ha investito in questo impianto quasi 100 milioni di euro di fondi propri, ha occupato nella costruzione dell'impianto fino a 500 persone diverse, fino a 500 addetti, con punte giornaliere di 317 addetti. Ha fatto già contratti di approvvigionamento di paglia per l'85% del fabbisogno annuale, contratti pluriennali con gli operatori del territorio che già oggi riversano sul territorio oltre 10 milioni di euro all'anno, per cui le valutazioni che il professore faceva prima, che erano in prospettiva, noi le abbiamo già realizzate con le nostre strutture, abbiamo fatto contratti pluriennali di 5 anni di approvvigionamento e abbiamo dovuto fermarci perché ancora dobbiamo mettere in moto a regime l'impianto, abbiamo bloccato le offerte che ci vengono di paglia dal territorio perché altrimenti potremmo andare ben oltre. Abbiamo impiegato già nell'impianto 40 persone, circa 40 persone, di cui già una grande quota parte del territorio provenienti dal comune di Sant'Agata, ognuno di questi scelti secondo le proprie professionalità, le proprie qualifiche e la propria esperienza lavorativa che comunque era necessaria per l'impianto stesso. Abbiamo in fondo abbiamo nell'approvvigionamento, nella logistica dell'approvvigionamento c'è un indotto di circa, stimato di circa 100 addetti anche lì, per cui questo è sviluppo sostenibile, questo è sviluppo del territorio, questo è quello che vogliamo dire. Non solo, abbiamo la società ha tenuto conto di aspetti ambientali abbastanza, ha tenuto sempre ben presenti gli aspetti ambientali, per cui anche le scelte tecnologiche sono state fatte per la minimizzazione delle emissioni in atmosfera, tant'è che tra l'altro la società stessa è in procinto, cioè ha fatto tutti gli atti necessari per chiedere all'amministrazione pubblica nella gestione degli incentivi quei premi che sono riconosciuti per le emissioni di livello bassissimo e noi rientriamo pienamente in quel livello di emissioni, per cui siamo molto attenti al controllo delle emissioni in ambiente, pur sapendo che, ripeto, attività industriali non possono prescindere di inquinare, o come tutte le attività umane, anche anche in questo momento stiamo in qualche maniera inquinando. Principio termodinamico. E anche questo. Questo è quello che abbiamo realizzato. Queste sono già le attività che al momento stiamo testando, non siamo entrati al regime, c'è sempre un periodo di assestamento, speriamo che questo si risolva più presto, riusciamo al più presto a metterci al regime. Abbiamo strutturato tutto l'organigramma, il direttore che è qui presente, che ringrazio con il suo staff, tra l'altro è una persona di esperienza pugliese, io questo voglio anche ribadire, in qualche maniera anche chi non proviene
dal Sant'Agata come comune, la maggior parte dei nostri operatori dell'impianto sono comunque del territorio pugliese, la maggior parte, perché qualcuno sta dicendo che non è pugliese, che non è pugliese, ma neanche io sono pugliese. Neanche io lo sto diventando per adozione, effettivamente, come lo diventeranno chi non, magari lo diventerà chi non c'è stato. Per cui magari abbiamo, comunque io sono anche orgoglioso di aver contribuito non solo a dar lavoro a gente del luogo, ma in qualche misura, mi ricordate, a farli entrare. Siamo riusciti, diciamo, a prendere anche persone, addetti molto qualificati, che sono rientrati per lavorare a Sant'Agata, originari di Sant'Agata, di Sant'Agata che lavoravano fuori, sono rientrati a Sant'Agata a lavorare in impianto. Per cui c'è anche questa cosa, e questo è lo sviluppo. Cioè, queste sono azioni concrete, tutto il resto spesso è chiacchiere. Io, scusate, lo dico, questo è chiacchiere. Cioè, questo è la realizzazione di un progetto. La realizzazione di un progetto con tutti i crismi, un progetto che io voglio ricordare il professor Monteleone, che era con me alla prima all'apertura della conferenza dei servizi in regione. Il dirigente regionale dell'epoca aprì la conferenza di servizi, me lo ricordo benissimo, aprì la conferenza di servizi dicendo: voi non realizzerete mai questo impianto. Questo è un impianto che questa amministrazione non vuole, perché è troppo grande, perché non ci sembra che sia attuabile. E io dissi al dirigente: aspetti, ci faccia illustrare il nostro progetto. Illustrammo il nostro progetto e alla fine il dirigente disse: questo è un impianto esemplare. Lo ricordi, Massimo? Questo è un impianto esemplare. Questo dico, questo per noi è un impianto esemplare. Abbiamo fatto un impianto esemplare che sarà orgoglio di Sant'Agata in tutta Europa, probabilmente. Sarà anche un orgoglio della comunità di Sant'Agata. Grazie. Grazie. Noi abbiamo concluso gli interventi, ma non vogliamo, diciamo così, sacrificare la voglia di condivisione che ci può essere. Se ci sono dei quesiti, delle domande, degli interventi, purché, diciamo, piuttosto concisi, certamente l'interesse della società, ma anche dell'amministrazione, continuare a condividere questo approccio nella massima trasparenza. Comincio, mi avvicino, così l'ascoltano tutti. Dico solo che non sono ingegnere, sono l'unico del gruppo che non sono ingegnere. No, volevo chiedere, se è possibile, conoscere la temperatura dell'acqua quando probabilmente esce dalla turbina da cui ricavate l'energia elettrica, quella che voi, diciamo, in parte, se non sbaglio, raffreddate. La temperatura che potrebbe ok, è chiaro. Che potremmo utilizzare per l'esempio, 32 gradi in uscita. Dovrebbe essere. Poi il consumo di acqua, lei penso che già probabilmente sa di che cosa parla. Sì, comunque noi voi sapete tutti che il consumo di acqua nell'impianto è minimo, perché un impianto del genere ha un ciclo chiuso e il recupero completo dell'acqua in impianto, cioè una volta che è uscito dalla turbina in assetto esclusivamente elettrico, rientra immediatamente in circolo per poi ridiventare vapore ad alta pressione e fare il ciclo elettrico. Ci sono altri? Qual è l'efficienza della centrale? Perché ho visto quello inglese intorno a 30-31%. È in linea con quella? Stiamo in linea lì, stiamo intorno al 30-32%. L'efficienza elettrica. Volevo ricordare, a proposito dei requisiti che hanno anche determinato l'accesso a taluni benefici, e circa gli impatti di cui ha parlato Massucci, che nell'ambito della realizzazione del percorso autorizzativo
la società, d'intesa con organizzazioni di categoria, università, ha predisposto un tavolo tecnico dal quale sono nati anche miglioramenti impiantistici non richiesti espressamente dal percorso autorizzativo, che poi invece sono stati fatti su richiesta delle parti e fatti propri poi in conferenza di servizi. Questo a conferma del fatto che si è cercato appunto di quello che è un impatto di contenerlo sempre nelle misure più contenute possibili. Voglio anche una cosa che magari mi è sfuggita nel discorso, anche se l'avevo scritta. Una delle questioni delle quali andiamo orgogliosi è che comunque questo impianto appare, è un impianto, come si diceva, a sottoprodotti, esclusivamente a sottoprodotti. A differenza, diciamo, della impostazione iniziale che è stata illustrata dal professore di poter utilizzare anche coltivazioni irrigate, perché all'epoca si sarebbe potuto fare, ma questo è un impianto che va esclusivamente a sottoprodotti, non ha per niente impatto sul food, come si dice, non ha per niente impatto sul food, ha solamente invece il merito di valorizzare appunto qualche cosa che altrimenti valore non ha o ha scarsissimo. Grazie, prego. No, non ci preoccupate. Salve, sono Maria Cesare Lombardi dell'Università di Foggia, Dipartimento di Economia. Una domanda. Ovviamente per il momento l'unica merce diciamo utilizzata e messa diciamo prodotta con il ricavo economico e l'elettricità, mentre il calore abbiamo capito che non è ancora valorizzato, diciamo, come dal punto di vista economico. Si è pensato, oltre a dare occupabilità e quindi diciamo favorire lo sviluppo sociale con gli addetti, dare anche la possibilità, non so, con il comune di utilizzare l'elettricità e non lasciarla direttamente in rete, ma fare una sorta di opzione di contratto per fornire l'elettricità verde al comune di Sant'Agata? Non è possibile fare queste nuove vendita diretta di energia. Noi siamo produttori di energia, non abbiamo l'abilitazione a vendere a terzi, diciamo, se non ai grossi operatori che hanno loro l'autorizzazione a vendere energia. Noi possiamo solamente vendere energia a grossi player nazionali o addirittura al GS. Questo per quello che riguarda l'energia elettrica. Voglio dire, perché l'ho già detto in un'intervista a qualcuno precedente, che comunque noi siamo noi. La società sta sviluppando anche la possibilità dell'utilizzo dell'energia termica residuale. È una questione molto complessa che purtroppo però diciamo le nuove norme sugli incentivi impediscono alla società stessa produttrice di energia termica di entrare in qualsiasi modo nelle dinamiche dei fruitori dell'energia termica, per cui ci sono degli operatori che ci hanno chiesto, con i quali abbiamo già degli accordi per l'utilizzo dell'energia termica, ma qualche cosa che è abbastanza un progetto molto importante anch'esso, molto importante, di diverse decine di milioni di euro che dovrebbe essere messo a dimora, e appena si riesce a concretizzare anche gli aspetti finanziari, perché a questo punto ci sono un po' degli aspetti finanziari che si stanno mettendo a punto, probabilmente nel giro forse di qualche, non voglio dire mesi, ma qualche anno, per dare la massima, diciamo, assolutamente. In realtà la maggior parte delle volte sembra il fatto di non valorizzare la parte termica che rappresenta la parte principale, cioè assolutamente. Forse. Non è esattamente così il bilancio termico, perché poi alla fine non è. Sì, non è che da 80 MW termici noi ricaviamo 25 MW elettrici, questo magari l'ingegner Napoleone, il direttore d'impianto, potrebbe spiegarlo meglio di me. Esattamente noi stiamo perdendo la differenza, i 55 MW. Non è così esattamente, perché il nostro ciclo chiuso è quella
e quello e quei 20 megawatt termici che probabilmente metteremo a disposizione, no, probabilmente che metteremo a disposizione è proprio quello che è il massimo possibile per questo tipo di impianto mettere a disposizione come energia termica a favore dei terzi. Bene. Le ceneri, come vengono trasformate? Le ceneri vanno in questo momento che siamo in fase di avviamento e devono essere caratterizzate. A seconda della caratterizzazione possono avere diverse destinazioni. Diciamo la peggiore, quella che noi non vogliamo, è a discarica purtroppo in questo momento. Però abbiamo speranza, buona speranza, che invece vengano utilizzate in diversi operatori, soprattutto parliamo di produzione di clinkerifici, cementifici, produzione di laterizi. Non ho perso la speranza di un progetto che abbiamo con il professor Monteleone di riutilizzare le ceneri e chiudere il cerchio all'interno proprio del ciclo produttivo agricolo, perché le ceneri che oggi purtroppo, mentre in Europa sono considerate anche concimi, in Italia invece non lo sono, non possono essere direttamente riutilizzate in campo, anche se nulla lo vieterebbe dal punto di vista penso agronomico o comunque in alcuni aspetti, però speriamo anche lì di strutturare qualche cosa sul cassetto, lo abbiamo a diverso tempo. Ma cosa deve rischiare con i copertoni? No, sempre che la nostra idea è trasformarli veramente in concimi. Per cui magari la cenere deve essere un componente, potrebbe essere un componente del concime misto organico che potrebbe diventare quella la cosa. Però adesso da qui noi intanto vogliamo far partire l'impianto e produrre energia. Bisogna anche cominciare a ritirare dentro qualche soldo per far partire il resto. Un attimo, adesso interviene il professor Monteleone. No, perché la sollecitazione è molto interessante. Anche prima si diceva, io ho fatto una disquisizione, mi rendo conto, potrei anche essere andato fuori tema, diciamo, parlando di un cereale, di un erbaio, no? Che è manifestamente una coltura dedicata, ed è tutto evidente che oggi un impianto che va da scarti e residui ha da parte dello Stato e dei GSM una considerazione diversa in termini di tariffe rispetto ad una coltura dedicata. Però ecco, come posso dire, evidenziamo una difficoltà dell'apparato normativo italiano, non europeo, italiano, a dar seguito a quelle che almeno in termini teorici sono delle impostazioni assolutamente razionali. Analogo discorso in merito alle ceneri, no? Evidenzio per esempio che oggi il residuo da pirolisi, il cosiddetto char, è da quest'estate entrato nel novero degli ammendanti agricoli, dopo una serie di iniziative che hanno visto anche in prima fila CNR e università italiane, bisogna anche dare atto, come posso dire, agli addetti scientifici, no? Di svolgere anche una funzione di pressing perché le nostre leggi possano essere al passo con quelle che sono le acquisizioni tecniche ormai evidenti. E una delle evidenze più manifeste è che l'utilizzo della cenere, da che mondo del mondo, in agricoltura non fa che bene alle nostre coltivazioni. Ovviamente, allorché una seria analisi chimica ne abbia determinato le condizioni di assoluta sicurezza, mi riferisco a dei contaminanti, per esempio metalli pesanti ed altro. Nel momento in cui queste ceneri sono esenti da problemi di questo genere, la loro destinazione migliore è quella di ritornare esattamente dai campi da cui noi abbiamo prelevato le paglie, venendo così a realizzare quello che è un obiettivo europeo, cioè quello dell'economia circolare. Quindi il problema non è tanto quello che vuole l'azienda o quello che dice oggi la tecnica agronomica, ma è rappresentato dai vincoli della nostra normativa che non sta al passo con quelle che sono le acquisizioni scientifiche. Bene, e a proposito di
produzioni rinnovabili, crescita sostenibile, c'è un rinfresco fianco dove possiamo invitarci, accomodarci tutti. Esatto, grazie ancora.